il minerale di per sé non ha odore, cioè le rocce non hanno odore. Quello che magari ha odore possono essere alcune interazioni, no? Cioè la ghiaia quando piove, però magari quello non è l'odore, è l'odore dell'acqua che trasporta alcune sostanze, ma di per sé la ghiaia non ha un profumo, anche se poi ci sono stati vari tentativi, vi assicuro, tutte le analisi scientifiche che abbiano dimostrato, se in un terreno c'è qualsiasi sostanza minerale, c'è in un terreno, non la ritroviamo negli acini, cioè non da, ovviamente la pianta nell'apparato radicale ha delle interazioni, a volte le assorbe, ma mai finisce negli acini. Quindi in teoria il rapporto non è così diretto, non è che se ho uno scheletro ricco pieno di minerali avrò un vino minerale, questo non è vero, nemmeno nel Riesling, anche se con questo equivoco diciamo si è andati avanti per tanti anni. Di certo tanti grandi vini bianchi lo sono quando sono trasparenti nei confronti del terroir, quindi vuol dire che si esprimono in maniera diversa a seconda di dove sono. Quindi questo però non è che ha letteralmente una correlazione minerale causa-effetto, c'è probabilmente una serie di causa-effetto che riguardano anche il clima, riguardano il grado in cui le radici vanno nel suolo, ma non si può dire che ecco, nei vini Riesling si respira la mineralità. Però minerale in tutte le vostre note che avete preso oggi l'avete scritto 20 volte per ogni vino, quindi, perché ovviamente è il modo con cui si descrivono. Quello che è bello è vedere che il Riesling, che tutti conosciamo come un vitigno molto profumato, comunque c'è chi dice che come derivazione genetica abbia qualche correlazione col Traminer, con una varietà simile al Bacchus, diciamo a bacca piccola bianca, imparentato con Leunisch, questo vitigno ancestrale bianco che deriva appunto dagli Unni, insomma dall'Oriente. Però ecco, sicuramente una grande aromaticità ce l'ha. Quindi quando questa grande aromaticità non è presente, allora viene fuori questo minerale, cioè nel senso non c'è, un po' come succede a volte con i Cabernet o anche vitigni rossi molto fruttati, quando il frutto non si esprime troppo spesso viene fuori altre note che quindi sono definite più delle volte minerali. Spesso si dice minerali su profumi di riduzione, cioè vini che sono ridotti hanno quella leggera affumicata che diceva minerale, in realtà è un effetto della riduzione. In alcune zone invece effettivamente c'è un profumo minerale, quando ci sono terreni vulcanici, che in Italia tanti esempi, e quando c'è lo zolfo ha i composti solforati, hanno dei profumi, odori, puzze, insomma a seconda del, ecco, quello è un profumo minerale che effettivamente ha un odore, tutti gli altri rimane sempre nel vago. Allora, per vedere un po' una chiave di lettura, tempo fa appunto su un libro molto carino è stato provato a vedere i tipi di terreno che cosa davano di profumazione dei vini. Per esempio l'ardesia blu, quella che troviamo nel primo vino, quella della Mosella, si dice che evidenzia le note di mela verde, questo se vogliamo semplificare. Invece quando l'ardesia è più rossa e c'è più scisto, si dice che sono note più erbacee, fiori di campo, fieno, queste note qua giù. Quando il Riesling si trova su sabbie, su arenaria, viene fuori note più che danno sull'albicocca. Quando siamo sul calcare fossile, Muschelkalk, come si dice Muschelkalk in tedesco, note ancora più tropicali, più mature, mango, papaya, note ancora più maracuja a volte. Nota, ecco, come vi dicevo, sul vulcanico c'è questo lieve affumicato che definiamo come minerale, diciamo propriamente detto, e poi c'è la note di mela cotogna e anche lì un po' di affumicato quando c'è il granito o l'ognice, quindi rocce primarie, non è il caso della Germania, siamo in Bauhaus ormai. Poi c'è l'Oes, che invece in Germania si trova tanto, questo detriti portati dal vento che danno sentore di pompelmo, e il Kuiper, che è anche quello lì un altro terreno che troviamo in Germania, lo troveremo oggi, che dovrebbe dare profumo di melone, quello che insomma il popone, quello che noi chiamiamo popone. Questa è una traccia estremamente generalizzata che però possiamo usare e seguirla un po' nella degustazione di oggi. Fermo restando che io ho cercato di scegliere tutti Grossgewächs o comunque Grand Cru, o chiaramente perché sono quelli che esprimono il territorio in maniera più grande, con la difficoltà che la 2011 è una grande annata, ma un'annata che diverrà grande col tempo, quindi l'assaggiamo ora perché c'erano praticamente una grande scelta di 2011, però sappiate che faremo un po' fatica a riconoscere certe
certe caratteristiche, perché è un'annata rispetto a 2012, 2006, 2005, 2009 che erano pronte prima, 2011 ci vorrà veramente un po' di tempo.